La scuola di Limes è uno strumento aperto a tutti, indipendentemente da età, titolo di studio, condizione necessaria e indispensabile la passione per la geopolitica e per il mondo che ci circonda, un modo di analizzare la realtà interna e internazionale secondo parametri originali che ci permettono di capire questa rivoluzione delle potenze che è in corso su scala planetaria e che investe anche il nostro paese. Da studente di storia ho sempre sentito la necessità di vedere il proprio passato come parte di sé e la scuola di Limes offre risposte pratiche a sentirsi come parte di un percorso comune. Mi sono iscritta alla scuola di Limes perché volevo completare la mia formazione dopo l'università. Ho studiato scienze internazionali e diplomatiche, ma volevo capire cosa c'era dopo. Volevo mettere le mani in pasta con le analisi e con le cartine geografiche. Le mappe e la geopolitica sono un binomio indissolubile, perché un autore che esprime i propri concetti nel suo articolo ha bisogno di mettere i punti essenziali, geografici e strategici su una mappa. Una mappa rappresenta un determinato spazio in un determinato momento. Sono amministratore delegato di un'azienda di biotecnologie e la scuola di Limes mi ha dato sicuramente molti strumenti per capire i cambiamenti che stanno avvenendo, ma soprattutto per riuscire ad anticipare i cambiamenti. Credo che in questo momento qualsiasi struttura aziendale debba poter contare su dei responsabili di geopolitica. Questo inizia con un'azione personale. La geopolitica inizia col fattore umano e il fattore umano siamo noi. Il Club Alumni è il modo con cui Limes e gli studenti della scuola di Limes restano in contatto anche dopo la fine del corso annuale, fornisce anche dei servizi esclusivi a beneficio degli alunni per continuare a dibattere e a confrontarsi sui temi dell'attualità geopolitica. La scuola di Limes propone diverse esercitazioni nel corso dell'anno e poi la grande esercitazione finale fatta per squadre in un contesto anche di competizione con la missione delle missioni, tracciare una strategia per l'Italia. Gli ospiti della scuola di Limes sono una variegata platea di persone, dai cosiddetti policy maker a esperti, che a vario titolo concorrono a strutturare le politiche di cui parliamo per l'appunto alla scuola. Le mie lezioni preferite sono state in particolare due, una riguardo il ruolo dell'arte e della letteratura all'interno della politica e della geopolitica e quella riguardo i codici interpretativi. Senza dubbio quella sul Vaticano di Piero Schiavazzi. Un punto di vista su un'istituzione che riguarda le coscienze di tante persone che le nostre narrazioni pubbliche non riescono a mettere in evidenza a sufficienza. La mia lezione preferita è stata quella con l'ambasciatore Pietro Benassi, uno sguardo dal di dentro per farci vedere concretamente come vengono svolti i principali processi decisionali all'interno dell'Unione Europea. Particolarmente stimolanti la lezione di Giorgio Cuscito sulle modalità di negoziazione con le personalità diplomatiche cinesi, così come la lezione condotta dall'ambasciatrice Elisabetta Belloni, che mi ha offerto degli spunti di riflessione decisivi su quali aspetti bisognerebbe di più concentrarsi, soprattutto nella preparazione per il concorso diplomatico. Consiglierei la scuola di Limes a tutti coloro che vogliono acuire il proprio sguardo critico su ciò che accade nel mondo. A tutti coloro che sentano il bisogno di capire questa complessità per trarne motivo di speranza e autostima. La geopolitica ha uno sguardo pluriverso, quindi è perfettamente congeniale alla forma mentis dell'imprenditore che deve considerare contemporaneamente più fattori. A tutti i colleghi che si occupano di consulenza finanziaria, perché come distribuire i soldi nel mondo ci siano chiavi di lettura diverse rispetto a prima. Non si parla solo di storia, non si parla solo di geografia, ma si parla di moltissime altre cose che riguardano veramente tutti noi. Ogni anno il programma della scuola di Limes ha un tema diverso. Nel 2023 è stato la transizione egemonica, il mondo disordinato, il caos che si faceva sistema. Nel 2024 invece il programma ruoterà su ciò che è possibile fare per l'Italia nel caos che ci circonda. Non si può avere un punto di vista universale sul mondo, bisogna per forza guardarlo da dove siamo. Noi siamo in Italia e cerchiamo di avere un punto di vista che ci permetta di migliorare la situazione del nostro paese nel contesto internazionale.